Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Cominciamo questa nuova avventura insieme. Benvenuti in questa nuova serie. もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい? うん、いい目だ。さあ、行こう! ついにこの時がやってきました! 第1回 ジュニアユースワールドチャレンジ アメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ! 世界一の栄冠を勝ち取るのは 一体どちらなのか? 両チーム選手が今 入場です! 全日本が世界に誇るエースストライカー ヒューガ小次郎君! スーパーグレートゴールキーパー 若林源三君! 小学生の頃からライバルとして 激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち! そして、この大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー! 彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君! フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されることとなった。この大会予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。 対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツジュニアユース軍団。さあ行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。 Allora, un momento solo, non ho detto nulla perché c'era l'intro, però mi è sembrato molto in Azumi Eleven quando Tsubasa si trasferisce a 11 anni nella città di Nankatsu e poi passano 4 anni e c'è il mondiale Under 15. Sì, si usa fare così, però non è che c'è proprio un mondiale vero e proprio per gli Under 15. Però prima partita, subito ci buttano nella mischia, benissimo. E iniziamo a giocare. B per passare la palla. Ecco, vinci segnando più gol dell'avversario. Wow, pensavo di doverne subire a dire il vero, ma va bene. Dribbla con L ed esegui passaggi corti con B per superare la difesa. Passaggi corti con B. Ehi, quanto veloce! Ehi, mi ricorda Virtua Striker la velocità, ragazzi. È velocissimo! Mio Dio, quanto è veloce! Tiene premuto R. L'ho ucciso. Con A si fa un pallonetto, bene. Passaggio filtrante era. Lo spirito serve per eseguire azioni speciali. Ogni azione consuma l'indicatore spirito che si riempirà lentamente mentre ti muovi normalmente e non usi tecniche speciali. Sì, come le faccio? Tiene premuto R per eseguire un veloce dribbling in scatto. Premi ZR durante un dribbling per usare una tecnica dribbling speciale di un giocatore. Con L cambia giocatore, sì, perfetto. Tieni premuto R, sì, lo sto facendo. No, vabbè. Però con A mi fa passare... Aspetta. Oh, va bene, ora devo fare quello che mi dice il gioco. Allora facciamo sta cosa del contrasto. La barra di tiro indica la potenza dei passaggi filtranti e lunghi, oltre che dei tiri. Per ognuna di queste azioni, più a lungo tieni premuto il pulsante, più il calcio sarà potente e maggiore sarà la velocità del pallone, ok? Premi Y mentre è controllo, più riempi la barra, più potente sarà il tiro. Quando abbiamo abbastanza spirito possiamo usare le tecniche speciali.
Vediamo un po'. Ok, parata. Bene, bene, bene. Ma quello lì è morto. Che fa? Si alzi. Vediamo un po'. Hopla, hopla, hopla. Devo segnare con la tecnica di Tsubasa. Va bene, dov'è Tsubasa? Eccolo, va. Ora 0. Finisce così sicuramente. Queste erano giusto le basi per farci prendere confidenza. Ma ci sta infatti che ci facciano prendere confidenza, è normale. Benissimo, avanti così. Andiamo. È solo un gol, ma la sua importanza è immensa. Per questi ragazzi, anzi, per tutto il Giappone è l'inizio di una nuova leggenda. Il futuro comincia ora. Tsubasa, Yuga, Matsuyama, Soda, Jito, i gemelli Tachibana, Mitsuki. Sono trascorsi solo pochi mesi, ma sembrano anni. Eppure lo ricordo come se fosse ieri. Del resto, chi potrebbe dimenticare quella sfida? Le nazionali delle scuole medie, il torneo che ha fatto diventare questi ragazzi i fantastici giocatori che sono adesso. Sono disponibili due archi narrativi, episodio Tsubasa ed episodio New Hero. Come ho detto, l'episodio New Hero vorrei farlo in live, quindi vediamo com'è però prima la cosa, se no... Intanto in video facciamo Tsubasa, il viaggio di Tsubasa, poi dopo scegliamo Tsubasa. Cominciamo con lui. Qui ci danno alcune informazioni sul giocatore, tipo Kisugi, che è attaccante della Nankatsu. Fa parte della letale macchina da gol nota come trio della Shutetsu con Izawa e Taki. Io sono un fan della Toho. E di Yuga in particolare. E 15. Bene, abbiamo finito con gli scatti da 50 metri. Io ho quella maglia, Tsubasa, sappilo. Riprendete il fiato e poi dividetevi in due squadre. Mamoru Izawa. Mamoru già sappiamo, no? Ishizaki. Cos'è questo mortorio? Forza, tirate fuori più energia! È incredibile che siamo già arrivati alle nazionali estive. Tra l'altro, in estate si svolge Football Frontier International. Vincendo anche quest'anno diventeremo la prima squadra a conquistare il torneo per 3 anni di seguito. Nel vostro universo. Dai, è inutile fare paragoni. Sarebbe bello finire la scuola imbattuti. Morisaki, proprio tu parli. All'inizio Morisaki era proprio pessimo, poi migliorato. Questo è un difensore da paura. Lui mi fa paura. Giusto, quindi non possiamo prendercela comoda. State facendo un ottimo lavoro. Lei è la manager. Avete sudato parecchio. Eccovi degli asciugamani. Grazie, ma lui... Ma la voce di Shizaki? Mi sembra familiare. Ehi, perché a Tsubasa attacca l'asciugamano nuovo? Come? Anch'io voglio un asciugamano nuovo. La voce è quella di Rufy. Sì, Rufy di One Piece. Vabbè, sappiamo tutti quanti che lei ha una cotta per Tsubasa, è inutile negarlo. Poi se avete visto anche... l'anime, specialmente l'ultimo che hanno rifatto, che è piuttosto fedele. L'allenatore Takeshi Furuoya. Nome strano che c'è. Tsubasa, è arrivato Katagiri. Cosa è, signor Katagiri? Ti sta aspettando laggiù. Vai a salutarlo. Ok. È dell'associazione calcistica giapponese. Si è interessato alle capacità di Tsubasa fin da quando era bambino. Tsubasa gli deve molto. Ricordi che in primavera è andato ad allenarsi in quel centro speciale delle riservate liceali? È merito di Katagiri. Oh wow. Vedo che ti stai impegnando molto, Tsubasa. Grazie. Sono venuto a dirti che ho mandato un video delle tue partite ad alcuni professionisti in Brasile.
Davvero? E com'è andata? Ho ricevuto risposte da diverse squadre. Hai catturato la loro attenzione. Non riuscivano a credere che avessi solo 14 anni. Questo vuol dire che potrò andare in Brasile subito dopo aver finito le scuole medie? Tuttavia, si tratta di professionisti. Non ti ingaggeranno subito. Non tutti saranno felici del tuo trasferimento. Devi essere preparato anche a questo. Capisco. Il mentor di Tsubasa è Roberto Kongo, il centravanti della nazionale brasiliana. È tornato in Brasile quando Tsubasa ha terminato le elementari. Ma le circostanze non gli hanno permesso di portarlo con sé. Però Tsubasa ha sfruttato questa delusione per raggiungere nuove vette. E ora è già due volte campione del torneo nazionale delle scuole medie. Le sue capacità sono già molto superiori a quelle di molti calciatori del liceo. Signor Katagiri? Ah, oh scusa, ero un po' sovrappensiero. Beh, per oggi è tutto, ci vediamo. Cosa? Ma è appena arrivato. Sono molto impegnato, sai? Deve vincere, Tsubasa. Certo, non ho altra scelta se voglio diventare campione per la terza volta. E infine potremmo far avverare il nostro sogno. Vincere la Coppa del Mondo! Beh, ci vediamo. Bene, allora iniziamo la partita di allenamento. Attenzione, è Yuga! Capitano della Toho. Ah, che ci fai qui? Sai com'è? Ero da queste parti e ho pensato di passare a farvi un saluto. Sono qui per lanciarvi una sfida a zucca vuota. Una sfida? L'anno scorso la Nankatsu ha battuto la Toho nella finale delle nazionali soffiandoci il titolo per la seconda volta. Ma quest'anno andrà diversamente. Ora abbiamo Wakashimasu, il portiere numero uno del paese. Ma anche il livello del resto della squadra è aumentato parecchio. In più, potremmo contare anche sul mio compagno degli elementari, Takeshi Sawada. Con lui la Toho ha una marcia in più. Ma ovviamente quello che conta non è avere i migliori giocatori, ma è il miglior spirito di squadra. Quest'anno la Nankatsu non ha speranze. Il titolo nazionale sarà nostro. Non perderemo mai contro di te, Yuga. La Nankatsu conquisterà il suo terzo campionato, vedrai. Proprio così. Non riesco a crederci. Il solo pensiero che parteciperete alle nazionali mi dà il volto a stomaco. In tutta sincerità mi vergogno di aver giocato con voi due nella squadra della Nankatsu agli elementari. Chi ha parlato? Hanji Urabe. Ah, Urabe Kishida. Ma Kishida non me l'ha fatto vedere? Non prenderti tanta confidenza. Anche se in passato abbiamo giocato nella stessa squadra, stavolta vi faremo fuori. Cavolo, sono arrabbiatini, eh? Eh sì, loro stavano con noi. Ah, loro stanno con l'Automo. Ricordo benissimo come giocate. Se pensate di battere la Nankatsu siete solo degli illusi. Ah, una piccola dimostrazione, eh? Oddio, quel dente ti sporge un pochino. Facciamo una partita? No, niente. Facciamo qualcosa? Ma che fanno? Oh no! Perfetto, hanno rubato la palla a Tsubasa. Capisco che fossero in quattro, però stiamo parlando di Tsubasa. Nitta, a te! Quel tiro era eccezionale. L'Automo è forte allora, eh? Eh certo, dopo che si sono allenati con Tsubasa vorrei vedere. Preparati Tsubasa, non avrai più quell'espressione compiaciuta quando vi elimineremo dal torneo della prefettura. Cerca solo di non perdere prima delle finali, ok? In bocca al lupo, Tsubasa! Lo stesso vale per te, Yuga. Risparmiati le frasi effetto per quando sarai diventato il migliore del Giappone almeno per una volta. Come me. Cosa? E riferisci il messaggio anche al tuo caro allievo Takeshi Sawada, capito? Ricordagli di come l'ho umiliato dai nazionali della scuola elementare. Forza, torniamo a scuola. Sì. Tornate all'Automo. Non ditemi che siete venuti qui correndo. Saranno almeno 30 km.
Qual è il problema? Corriamo sempre così tanto. Sempre? Ci vediamo, falliti. Ragazzi, 30 km è 2/3 di maratona. Più o meno. Sarà meglio che rientri anch'io. Devo vedere una persona. Ragazzi, ce l'hanno messo in quel posto. Il torneo di quest'anno si preannuncia guerrito. Non farti impressionare, Tsubasa. Ricordati che in passato hanno vinto solo perché c'eravamo noi e il resto della Nankatsu. Ti hanno preso a palla solo perché erano in 4. Giusto, Tsubasa. Ok, per il secondo tempo della partita di allenamento cambieremo le squadre. Io giocherò con i ragazzi del primo e del secondo anno, contro tutti gli altri. Sì, insomma, vuole appunto allenarsi di prepotenza. Il tutorial l'abbiamo fatto appunto nell'inizio, no? Non penso che mi serva gestire la squadra per ora. Ecco Izawa. Perché comunque sia la squadra preferisco lasciarla così com'è. Inoltre, se cambio la posizione dei giocatori da quella per la quale sono più portati, il loro tempo di recupero si riduce. Quindi se lascio un difensore in difesa piuttosto che a centrocampo, recupera più spirito molto più facilmente, perché è portato per la difesa, è normale. Ovviamente in gestione squadra però possiamo anche vedere chi ha dei tiri, chi ha dei contrasti speciali, insomma queste cose così. Però anche scoprendole giocando ha il suo fascino. Ah, quindi noi siamo la seconda squadra? No. Tsubasa dovrebbe essere con noi. Passaggio lungo? Ok, eccolo. Ecco, Tsubasa, siamo Tsubasa, sì. Premix per eseguire un passaggio filtrante. Ok. Posso attivare anche la zona V quando l'indicatore è pieno. E premendo ZL quando l'indicatore è pieno, la squadra recupera più facilmente. Ok. Zona V attivata. Lo spirito del portiere si consuma parando i tiri degli avversari. Minore è lo spirito, maggiore è la probabilità che un tiro finisca in rete. Poi andiamo un po' con loro. Perfetto, passo. Dribbling, ok. Corriamo con... Con R si corre, bene. Ottimo. Vediamo un po'. Oh, grande! Dov'è Tsubasa? E hanno anche tecniche di blocco! Certo! Ecco perché la parata. Sì, è morto. Ishizaki è morto. Ok. Tsubasa, dov'è Tsubasa? Hopla. No, la fregata. Gol! Senza usare Tsubasa poi. Voglio dire. Ragazzi, il gioco è frenetico, è veloce. E vabbè, si intuiscono subito i tasti. E poi mi ricorda molto Virtua Striker. È frenetico, fantastico. Mi piace un gioco frenetico. Wakabayashi avrebbe parato quel tiro senza neanche muoversi. Che ti prende, Tsubasa? Sì, perché improvvisamente sei diventato così acido? Stai ancora pensando a quello che è successo con Urabe? Anzi, sono stato imprudente. Non volevo farlo, ma mi sono abituato a vincere. Ho iniziato a pensare che per noi vincere fosse automatico, ma quello che ho appena visto mi ha fatto capire che non è vero. Sono stato accecato dalla mia arroganza. Urabe non è l'unico di cui dobbiamo preoccuparci. Tutte le squadre sono migliorate. E tutte sono intenzionate a sconfiggerci. So bene che ci siamo impegnati tantissimo per vincere anche quest'anno. Ma se diventiamo presuntuosi e iniziamo a pensare di aver già vinto, faremo una brutta fine. È questo che ti preoccupa? Va bene. Allora che facciamo adesso? Hai ragione, Tsubasa. Forse siamo davvero diventati troppo sicuri di noi. Già, e l'unico rimedio è allenarci ancora di più. Tsubasa, tu dici solo quello che dobbiamo fare e noi ti seguiremo. Esatto, siamo la Nankatsu. Ragazzi, molto bene,
conquistiamo il nostro terzo campionato e per farlo dovremmo dare il meglio. Abbiamo un po' di filmati. Ah, questi ricordi. Mi sa che ci farò un video a parte allora. Allora, per questo video direi che è tutto, ragazzi. Nel prossimo andremo avanti, prossimo incontro. Finali regionali di Shizuoka. Contro l'Otomo, di già. Oh, yeah. Bene, allora nel prossimo affronteremo l'Otomo e le daremo una sonora sconfitta. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, questo primo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Come sempre in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!